Ecco, allora, oggi cerchiamo di terminare questo esercizio che ci eravamo proposti. Io farei due cose. La prima, ci siamo arrivati la volta scorsa al diagramma di casi d'uso a livello di Gerbol. Prenderei uno o forse due di questi casi d'uso, quelli che sono più interessanti, per poter sviluppare la descrizione narrativa, quindi copriamo anche questo aspetto. E poi l'altra cosa che vorrei vedere insieme a voi è una formulazione alternativa del diagramma dell'attività. No, avevamo detto giovedì, una modalità è quella di vedere un processo unico che segua in questo caso il viaggio, l'altra alternativa è quello di spezzare i processi, no, in funzione dei vari, le varie componenti del sistema informativo, c'è cioè l'applicazione del passeggero, quella del guidatore, eccetera. Quindi vedere come si trasforma questo processo unico nel caso in cui dovessimo invece scegliere di realizzarlo con processi separati. Allora, riprendendo il diagramma di casi d'uso, noi abbiamo alcuni pochi casi d'uso che coinvolgono il passeggero, no? Essenzialmente abbiamo il passeggero interagisce col sistema informativo principalmente attraverso l'app che è installata e in due momenti, quando richiede un viaggio e quando al termine del viaggio deve inserire la valutazione del guidatore. Dei due ovviamente il caso d'uso più completo, diciamo, più ricco, questo no, perché il caso d'uso è completo se raggiunge l'obiettivo, però più ricco di passaggi è quello della richiesta viaggio, quindi io mi concentrerei su questo, mentre invece se lo guardiamo dal punto di vista del guidatore ha questi, ovviamente al netto della fase di registrazione, ha questi quattro casi d'uso che sono tutti estremamente semplici, minimali. Cioè il guidatore accetta richiesta, riceve una notifica, un avviso che dice accetti questo viaggio dal punto A al punto B e lui deve rispondere sì, no, finito il caso, fine il caso d'uso. Segnala carico, il sistema saprà già qual è il viaggio che il guidatore ha accettato di svolgere e quindi avrà semplicemente una funzione del tipo caricato passeggero. E quindi c'è quasi un passaggio solo. Idem per segnale a scarico e idem ancora per aggiornare disponibilità, in cui in qualunque momento, diceva il testo, il guidatore può decidere che da quel momento in avanti diventa disponibile o diventa non più disponibile. Quindi anche qua è un unico interruttore, disponibile sì, disponibile no, che può essere attivato in qualunque momento. Quindi questi quattro casi d'uso sono tutti casi d'uso che sono fatti da, diciamo, due passi al massimo ciascuno. È la combinazione di questi coordinati dal diagramma di attività che crea la complessità del comportamento del guidatore. Ma le singole azioni sono azioni, giustamente lui deve guidare, no? Il suo lavoro principale è quello di guidare, quindi non richiede un'attenzione continua al sistema informativo. Richiede momenti di interazione molto ben delimitati che si terminano subito, che si concludono subito. Quindi vuol dire che siete stati bravi e abbiamo progettato bene. Vabbè, invece parliamo di richiesta viaggio. Proviamo a immaginare come implementare sull'app del passeggero questa richiesta viaggio. Quindi già abbiamo in mente che questa cosa verrà fatta da un cellulare e non da un sito web. Se ci può aiutare a visualizzarlo mentalmente, immaginiamocelo così. Allora, come lo descriviamo questo caso d'uso? Quindi abbiamo il nostro caso d'uso che è, mi ha detto che si chiama richiesta viaggio, nell'ambito dell'app del passeggero, e il diagramma di casi d'uso ce lo dice, questo era il rettangolo, adesso la scritta era coperta, ma no, la scritta era l'app del passeggero, questo parte del sistema informativo, quindi come ambito qui non abbiamo un caso d'uso a livello summary cui fare riferimento, però abbiamo una divisione architetturale del sistema che richiamiamo qua nello scope per dire dove si trova il caso d'uso.
caso d'uso il cui attore primario sarà il passeggero. Dopodiché, cosa possiamo dire di questo caso d'uso? Qual è lo scopo, e questa è la parte sempre un pochino più critica, che si prefigge il passeggero quando attiva questo caso d'uso? Quindi l'intention in context . Allora non possiamo dire il passeggero vuole arrivare a destinazione, no? Perché l'arrivo alla destinazione è qualcosa che avverrà, se tutto va bene, nel corso del tempo, ma non si può concludere nel momento dell'interazione. Quindi in questa interazione il passeggero cosa vuole fare? Vuole avere una prenotazione, troviamo poi le parole giuste per dirlo, ma essenzialmente vuole prenotare un viaggio ed essere sicuro che questo viaggio sia prenotato. In quel momento lui è tranquillo, ha finito. Quindi deve da un lato dire dove vuole andare e dall'altro il sistema deve confermargli in qualche modo, sentendo dietro le quinte i potenziali guidatori, ma il sistema alla fine gli conferma sì, qualcuno verrà a prenderti. E quel sì, qualcuno verrà a prenderti è il raggiungimento dell'obiettivo da parte del guidatore. Noi stiamo immaginando un unico caso d'uso in cui ci sia la richiesta e questa richiesta venga confermata dentro questo stesso caso d'uso. Diverso sarebbe potuto essere una modellazione in cui la richiesta viaggio e la conferma viaggio fossero due casi d'uso diversi. Questo secondo caso l'avremmo scelto se avessimo immaginato che il tempo di risposta, il tempo di approvazione, no? della richiesta fosse stato più lungo. No? Quindi, per schematizzare, se io immagino che il sistema ci metta pochi secondi o pochi minuti a confermare oppure no un viaggio, allora questo può stare nello stesso contesto di interazione del passeggero. Quindi ho l'app con la richiesta aperta e io ho qualche cosa che mi dice, dicevamo la settimana scorsa, mi dice quant'è il costo presunto del viaggio e nel frattempo a un certo punto comparirà l'avviso che dice la richiesta è stata confermata, è stata presa in carico dal sistema, da un guidatore, non solo dal sistema. Diverso è se immaginiamo che questa ricerca del guidatore è qualcosa che possa impegnare mezz'ora di tempo, allora non posso immaginare che l'utente stia lì mezz'ora a fissare il telefono, allora sono due interazioni diverse, quella in cui richiede il viaggio, il cui obiettivo è completare la richiesta, punto, quando ho salvato la richiesta metto da parte. E poi avrei un altro caso d'uso che è la ricezione della conferma, che avviene in un contesto di interazione futuro, successivo, non lo stesso. Okay? Allora, il fatto di farne uno o farne due dipende essenzialmente da quanto immaginiamo che sia diluita nel tempo questa attività. Se dal punto di vista del passeggero, del dottore primario, è un'attività unica che continua, oppure sono due momenti separati e in mezzo lui fa altro, pensa ad altro, non è più concentrato sul proprio scopo. Allora, noi l'abbiamo data così e quindi vuol dire che il punto d'arrivo, no? Il soddisfacimento, il successo del caso d'uso è solo quando il sistema gli conferma che il guidatore lo verrà a prendere, non c'è un momento separato, è tutto nello stesso caso. Quindi l'intenzione in context del passeggero è che nel contesto di voler richiedere un nuovo passaggio, il sistema gli conferma che un guidatore è stato assegnato, ha accettato di trasportarlo. Quindi lo possiamo scrivere dicendo nella richiesta di un nuovo viaggio il passeggero riceve la conferma del sistema che un guidatore è stato assegnato alla richiesta, alla sua richiesta. Possiamo scriverlo anche in altri modi. L'idea è che il verbo principale è riceve, no? Quando lui riceve la conferma. E la riceve perché ha fatto una richiesta, ma lo scopo, l'intenzione
il punto d'arrivo non è la richiesta, non è il fare la richiesta per ricevere la conferma. Il fare richiesta è un passaggio intermedio necessario per poter avere la conferma. E chi sono gli altri stakeholder e i relativi interessi? Beh, qui altri stakeholder non abbiamo molti in questo sistema, sicuramente ci sono i guidatori. Di fatto il loro interesse è svolgere il servizio. Il fatto che a un passeggero che ha confermato il servizio vuol dire che c'è un guidatore che fa il lavoro. E poi, se vogliamo, c'è anche il gestore del sistema per avere, diciamo così, per guadagnare, per incassare le fee di servizio. Messo il gestore del sistema, tanto per, forse una banalità da aggiungere, ma per ricordarci che gli stakeholder non necessariamente sono attori del sistema, sono persone che non necessariamente interagiscono con il sistema, con le applicazioni, ma ne traggono comunque un beneficio, in questo caso economico. Poi, se questi guidatori avessero le auto elettriche, ci potremmo mettere anche l'ambiente che ci guadagna o altre cose del genere, ma non allarghiamoci troppo rispetto allo spirito del testo. Ok, quindi adesso qui sappiamo chi vuole arrivare al fondo di questo caso d'uso, chi è interessato e per quali motivi. Chiediamoci a questo punto che cosa ci garantisce il caso d'uso, cioè alla fine dell'esecuzione del caso d'uso qual è una certezza che posso avere, no? La garanzia di successo. La garanzia di successo a me, io trovo, diciamo così, semplice pensarla in termini di modello concettuale, cioè qual è l'informazione del modello concettuale che sono sicuro che cambiate in un certo modo quando questo caso d'uso arriverà alla fine, con successo ovviamente. E dov'era? A questo, qua sta, scusate, era in blu, non lo vedevo, stavo guardando quelli rossi. Quindi al termine di questa attività noi che cosa abbiamo? Abbiamo un viaggio, il fatto che in realtà il passeggero apre una richiesta e questa richiesta ha generato un viaggio. Allora, il fatto che la richiesta venga aperta è indipendente dal fatto che poi il viaggio venga realmente effettuato o no, quindi il caso d'uso abbia successo o no. Ma in realtà la classe viaggio la creo solamente quando ho la conferma del viaggio. Quindi la garanzia di successo è che sia stato generato, assegnato un nuovo, quindi creato un nuovo viaggio e assegnato a un certo guidatore. Ovviamente associato a una certa richiesta. Modello concettuale, un viaggio deve essere sempre assegnato a una certa richiesta. Quindi la garanzia di successo è che il sistema ha definito un nuovo viaggio definendone associandovi, per non dire definendo un guidatore per la richiesta del passeggero. Questo è ciò che riusciamo a dire, non sappiamo ancora se il viaggio è stato effettuato, è stato con successo, con puntualità, con scritto in fondi o altro, e questo verrà nel futuro. Però ora siamo sicuri che sappiamo chi è il guidatore che inizierà quel viaggio. E ci sono delle garanzie minime? C'è una garanzia minima?
Cioè, se il caso d'uso inizia ma non termina con successo, cosa il sistema deve garantire per proteggere l'interesse degli utenti e degli stakeholder? Cioè, c'è il rischio che succeda qualcosa di negativo per loro se il caso d'uso non ha successo, oppure semplicemente rimane tutto come prima? Perché se ci fosse il rischio nell'esecuzione dell'attività che qualcosa vada contro l'interesse degli utenti, dobbiamo limitare questa perdita. Se invece il peggio che può capitare è che rimanga tutto come prima, non ho bisogno di dare nessuna garanzia aggiuntiva. Quindi in questo caso non vedo nulla di particolare. Cioè, noi possono succedere due casi: o il caso d'uso fallisce prima che il passeggero riesca a formulare richiesta, perché magari non riesce a indicare l'indirizzo, dove si trova, non ha GPS, non lo so, e vabbè. Oppure riesce a formulare la richiesta, ma questa richiesta non trova un guidatore disponibile. E allora avremo una classe richiesta che non è associata a nessun viaggio, però finisce lì, nel senso che in nessuno dei due casi sto creando dei danni che intendo limitare o garantire agli stakeholder o all'attore primario. Quindi direi nessuna degna di nota, sinceramente. Poi questo caso d'uso viene iniziato su volontà del passeggero, quindi non ci sono trigger. E finalmente possiamo passare allo scenario. Ah, scusa, precondizioni. Ho dimenticato quel campo. Per dire nessuna particolare. Cioè, in qualunque momento passeggero può chiedere un viaggio. Allora, scenario di successo. Siamo nei panni dell'attore primario passeggero, abbiamo in mano l'applicazione aperta, siamo già registrati al sistema. E quindi la prima azione che fa l'utente è selezionare dall'applicazione la funzionalità di nuova richiesta. Quindi il primo passo lo fa sempre l'utente, il passeggero, richiede di inserire una nuova richiesta. Adesso mi spiace per la ripetizione richiesta, però si chiama proprio richiesta questa cosa, quindi non posso scrivere in modo diverso. Quindi dal vario menu dell'applicazione, dall'icona, dal widget dove sarà installata, ci sarà un'azione da selezionare per dire nuova richiesta. Un più o qualcosa di questo genere, un bottone o un'etichetta che specifica questa volontà del passeggero. Passo 2, allora il sistema, che in questo caso il sistema è l'app sul cellulare del passeggero, ma non solo. Allora qui le azioni che stiamo descrivendo sono azioni che coinvolgeranno sicuramente l'app con cui il passeggero interagisce, ma poi questa app da sola non è capace a trovare il passeggero, il guidatore. Quindi l'app dovrà interagire col sistema, il sistema dovrà interagire con gli altri guidatori e poi l'informazione deve tornare indietro. Tutto questo giro qui non lo vediamo. Perché noi ricordiamoci che quando descriviamo lo scenario di un caso d'uso, siamo tra l'utente e l'interfaccia che l'utente sta usando. Tra questo primary actor e il passeggero. Quindi noi non vediamo come l'app dà le risposte, se le dà di suo, così, di testa sua, o se le dà avvalendosi di altre parti del sistema informatico. Questo l'abbiamo già visto e l'abbiamo descritto a livello di processo. E poi, diciamo così, nella seconda metà di oggi lo vedremo meglio. Ma a livello di interazione non lo vediamo. E quindi il sistema, quindi quando parlo di sistema qua, sto dicendo solamente la parte del sistema che interagisce con l'utente.
ciò che fa il sistema dietro le quinte non lo vedo. Quindi il sistema cosa fa? Cosa deve chiedere all'utente? L'utente ha detto voglio fare una nuova richiesta e il sistema dice va bene, io la posizione di partenza la so già, perché so dove sei, non ho bisogno di chiedertelo, non ho bisogno neanche di dirtelo, ti devo chiedere dove vuoi andare, la posizione d'arrivo. Questo è l'ingrediente fondamentale della richiesta. Quindi il sistema chiede all'utente l'indirizzo di destinazione. Indirizzo di destinazione. Chiede, cosa vuol dire? Che predispone una videata in cui l'utente può selezionare questo indirizzo. O poi se questo è un campo di testo in cui lui scrive l'indirizzo a manina, lettera dopo lettera, o se questo è apre un'applicazione di mappe, indicando tu sei qui, dimmi, tocca dove vuoi andare, questo è un problema che risolviamo dopo. Scegliamo dopo, sono molti modi diversi di fare questa cosa. La cosa essenziale è che a questo punto il sistema dice all'utente ho bisogno che tu mi dica l'indirizzo di destinazione. E quindi il passeggero a questo punto inserisce l'indirizzo di destinazione, che può essere sotto forma di testo oppure di punto su una mappa, da decidere dopo, decidere più avanti. Cioè la sostanza è che c'è questa informazione che il passeggero fornisce: dove voglio andare, il come la voglio, diciamo, praticamente inserire questa informazione è una cosa che non mi interessa a questo livello. Questo è un esempio di quello che sulle slide era quella frase un po' sibellina che diceva cosa vuol dire mostrare l'intento ma non il movimento. Mostrare che cosa vuole fare, inserire l'indirizzo e non il movimento, cioè scriverlo oppure selezionarlo su una mappa ingrandendo, zoomando, ruotando. Oppure. Quindi questo dettaglio, che poi tanto dettaglio non è, perché cambia molto l'usabilità del sistema, ma adesso non ci interessa ancora. È un aspetto che possiamo ottimizzare a parte quando parliamo di, appunto, di usabilità e di interfaccia. A questo punto cosa fa il sistema? Il sistema appena ha l'indirizzo scatena l'inferno. Lo sappiamo, abbiamo fatto l'activity diagram, allora mi calcolo il preventivo, avviso il primo obbligatorio, aspetto la risposta, avviso il secondo, eccetera, eccetera, e a un certo punto mostrerà all'utente due tipi di informazioni. La prima informazione che può mostrare subito è il preventivo. Quindi il sistema mostra il preventivo calcolato. E in un momento successivo, sicuramente non sarà istantaneo, il sistema conferma anche il viaggio. Quindi il sistema conferma il viaggio, diciamo anche che indicando il guidatore per scelta. Allora, cosa fa l'utente qua in mezzo? Noi siamo abituati che i casi d'uso sono un'alternanza di informazioni. Allora, dopo che il passeggero ha ricevuto, ha visto il preventivo, e prima che il sistema gli confermi il viaggio, cosa fa il passeggero? Che informazioni fornisce il sistema? A me non viene in mente niente di utile da fargli fare. No? È una, se vogliamo, un'anomalia, un'eccezione, ma d'altronde siamo qua per progettare il sistema. Cioè, vi sembrerebbe furbo dire il sistema mostra preventivo, il passeggero conferma. Non è richiesto di confermare, cioè nel momento in cui fai la richiesta questa parte già. Conferma e poi dopo il sistema non lo fa più vedere il preventivo, quello che hai firmato, fa vedere
Da, a noi questo preventivo serve essenzialmente come schermata di attesa, no? Mentre lui aspetta, anziché fargli vedere una cosa che gira, gli facciamo vedere un numerino. E se non va bene il preventivo, cioè se meno non funziona. Allora, quello è un problema diverso. Allora lei chiede, ma se invece all'utente non va bene quel preventivo, è troppo tardi per pensarci adesso. Nel senso che questa domanda me la sarei dovuta fare nell'activity diagram. Non è mai troppo tardi. Però la risposta a questa domanda è: se vogliamo gestire il caso in cui il passeggero possa rifiutare il preventivo, dobbiamo innanzitutto andare a modificare l'activity diagram. In parallelo con gestirlo qua. Al momento non è previsto. È brutto? Sì, però il testo era così. Andiamo a cioè, se non ci credete, andiamo a vedere. Dov'è? Questo, no? Abbiamo che passeggero inserisce la richiesta, passeggero visualizza il preventivo, e qua c'è tutto il lavoro che fa il sistema per selezionare i guidatori, e poi semplicemente il guidatore carica il passeggero. E quindi già il passeggero non fa più nulla. Dimmi. No, non è errata. No. Cioè, se voi dite, dunque, dove parla del preventivo, ah, qui dice, ecco, l'unico punto in cui parla del preventivo è questo. Allora, noi, leggendo questo testo, abbiamo progettato un sistema in cui il sistema calcola questa stima iniziale, la mostra all'utente. Okay? Qualcuno dice, ma no, così è brutto, perché se ti mostra una cosa, è giusto che tu la possa accettare o rifiutare. Va benissimo, non è errato aggiungere questo pezzo, si deve aggiungere però, qui non è richiesto, e basta che lo aggiungiamo in modo coerente. In modo coerente vuol dire partendo dal... già dal diagramma delle classi, dove abbiamo un preventivo, a questo punto ci aggiungiamo un campo se è stato accettato oppure no. Nel diagramma delle attività mettiamo la risposta dell'utente e nel caso in cui sia negativa vado ad abortire il processo di ricerca dei guidatori, basta che facciamo vedere il token insomma a posto, e a questo punto anche nel caso d'uso, no? In questa narrativa avrò l'alternativa del tipo lui può accettare oppure rifiutare. Ci sta tutto, no? È un pezzo in più che non era esplicito. Se invece decidiamo di non farla, questa aggiunta, qui abbiamo di fatto una videata che si aggiorna da sola dopo un po'. E non è però un'azione fatta dall'utente che fa aggiornare quella videata. Noi siamo abituati a sistemi reattivi, io inserisco un dato, lui mi fa vedere qualche cosa di conseguenza, allora inserisco un altro dato, lui mi fa vedere un'altra risposta, eccetera, eccetera. Ma perché funziona così? Perché la nuova risposta che il sistema mi dà dipende dai dati che ho inserito io, da nuove informazioni che io gli ho dato. E allora, avendo nuove informazioni, può farmi vedere nuovi risultati. E qui anche, ma le nuove informazioni non arrivano dall'utente passeggero, arrivano da ciò che sta succedendo nel resto del sistema. E quindi è come dire che quella videata si aggiorna da sola, poi da sola non esiste nulla, però senza un'azione esplicita del passeggero. E in questo caso stiamo derogando dalla regola dell'alternanza stretta, perché in questo caso non ha senso. A rigore è il punto 5 che conta, no? Cioè ciò che serve è passare da 3 a 5. Tanto nel 4 ti sto facendo vedere una cosa su cui tu non puoi agire, non puoi far nulla, è solo per informazione. Potrei anche metterti una barzelletta lì, ti scrivo una barzelletta così passi il tempo, no? Ma non ci puoi agire su questo. Questi giochini qua li possiamo fare soprattutto sul mobile, dove hai il controllo totale di quello che sta facendo l'utente in quel momento con l'app, perché è pieno schermo, sei lì e l'aggiorni, no?
se con l'applicazione web è già un pochino più difficile, anche se pensate a magari quei software in cui si aggiorna automaticamente l'elenco dei messaggi, senza che l'utente debba premere nessuna azione, ovviamente quell'elenco è così, un attimo dopo è cambiato. Quindi tutte, come tutte le regole, adesso non prendetevela con me, come tutte le regole ha delle eccezioni ragionevoli, no? Ha dei casi particolari in cui è meglio non applicare. Non potrà, lui mi dice giustamente, ma allora se non posso fare niente in mezzo lo potrei fare nella stessa riga. No, perché passa del tempo tra uno e l'altro. Cioè c'è un momento in cui effettivamente l'app mostra il preventivo ma non sa ancora confermare il viaggio e poi dopo solo confermare il viaggio. Se lo metto sulla stessa riga vuol dire che lo fai solo quando avrai la conferma del viaggio. E nel frattempo che fai? Schermata nera per 6 minuti? Brutto. Noi dobbiamo sempre pensare al passeggero, come il passeggero interagisce con il sistema. In quel momento il passeggero è diventato in qualche modo passivo in attesa di informazioni del sistema. Lui non ha più nulla da dire, tutto ciò che doveva dire era dove vuole andare. E a questo punto aspetta le informazioni e sa che le arriveranno un po' per volta. Se lo aspetta. E quando è pronta gli arriva. E ho finito, perché il sistema conferma il viaggio era proprio manco farlo apposta l'obiettivo che mi ero dato. E quindi il caso d'uso termina con successo. Carico, qui esatto, era molto semplice, non ti dava neanche la previsione di quando arriverà il guidatore o altro, dice semplicemente accettato, queste informazioni non c'erano. Ok, come estensioni, extensions, cosa possiamo avere? Allora, vabbè, sempre al passo 1, il passeggero vi chiede di inserire, non c'è mai alternativa, perché l'alternativa sarebbe fare un altro caso d'uso, non questo. Passo 2, il sistema chiede all'utente l'indirizzo di destinazione. Sottinteso perché l'indirizzo di partenza ce l'ha già, ci siamo detti. Allora, cosa può andare storto qui? Beh, può andare storto, secondo me, che il sistema non abbia l'indirizzo di partenza, perché non è riuscito a localizzare l'utente, vuoi perché sia al chiuso in cantina e quindi il GPS non è, oppure al GPS è disattivato, per qualche motivo non ha quell'informazione. Allora, in assenza dell'informazione sulla posizione corrente dell'utente, non se ne fa nulla dell'indirizzo di destinazione, perché poi non può coinvolgere nessun guidatore, perché non sa dove si trova l'utente. Allora, può darsi che al punto 2, cioè quando il passeggero chiede voglio inserire un nuovo viaggio, l'app non abbia la posizione corrente. Quindi questa è una alternativa. Il sistema non dispone della posizione corrente. E lì potrebbe essere GPS non attivo, oppure non prende segnale, eccetera, eccetera, segnale GPS, non segnale mobile, eccetera, eccetera. Questa è la causa dell'eccezione. A questo punto cosa fa il sistema? A me vengono in mente tre possibili modi di risolvere, di affrontare questa criticità. Modo 1, versione dei pigri. Il sistema risponde dicendo in questo momento non so la tua posizione, riprova quando sarai
carta oppure nella forse solamente due. Oppure potrebbe esserci l'opzione in cui andiamo a distinguere il caso facile, che è quello che il GPS non è attivo. Allora, potremmo distinguere due casi diversi, un 2A e un 2B, o perché il GPS non è attivo o è attivo e non prende. Allora, in quel caso in cui non sia attivo, posso dire richiede di attivare, e come fanno molte applicazioni, tu lo tieni staccato per prendere la batteria, poi quando ne hai bisogno dice lo posso accendere adesso, e tu dici sì. Allora, quello è un caso facile che si può gestire a parte. Poi se il caso in cui invece è già attivo, ma comunque non sa la posizione, allora puoi dire la riprova. Oppure, la terza cosa che posso fare è, vabbè, non riesco a localizzarti, dimmi tu dove sei. Cioè forniscimi tu l'indirizzo del luogo in cui ti trovi. Che sarebbe chiaramente un po' più complicato, perché l'applicazione a questo punto deve anche prevedere l'inserimento dell'indirizzo di partenza. Che chiaramente dal punto di vista dell'utente, lui magari non sta alla riunione, sta prenotando il viaggio per uscire, non è che deve uscire in balcone a mettere il telefono fuori dalla finestra per riuscire a prenotarlo, no? Lo inserisci, inserisci l'indirizzo. Dobbiamo solo valutare se abbia senso farlo, soprattutto dal punto di vista, diciamo, della sicurezza, perché io a quel punto potrei mettere un indirizzo qualsiasi, mentre se il GPS mi dà una posizione sono lì di sicuro, lì o nei paraggi, insomma. Allora, questa funzionalità di poter dare l'indirizzo di un luogo qualunque può essere usato per fare scherzi, non so, cioè, per cui fa correre a vuoto il guidatore in una posizione in cui non c'è nessuno. No, dimmi, scusa. Dimmi. Secondo me non è nell'interesse del passeggero per una cosa del genere. Sì. Si potrebbe risalire a lui. Questa è la versione buona, del passeggero buono che dice ma io ho fornito i miei dati e se poi faccio uno scherzo di questo genere, vabbè, vengono beccati perché sanno che l'ho fatto io. Dopodiché sì, può darsi, ecco. Ne conosco tanti buon temponi che si registrerebbero apposta solo per farlo. Vabbè, ma questa. Tutte le funzionalità in cui ti fidi di dati inseriti all'utente sono sempre potenzialmente sfruttabili per fini secondari. Allora, noi per esercizio proviamo a farlo, ok? Poi qualcun altro valuterà se è un rischio, se preponderante l'opportunità di non perdere un viaggio oppure il rischio di avere dei viaggi buoni. Allora, dicevamo però che forse è meglio distinguere le due cause. Un 2A il sistema non dispone perché il GPS non è attivo, o un 2B che il GPS non prende il segnale. Allora, la 2A è più facile, perché a questo punto il sistema richiede al guidatore di attivare il GPS. Al passeggero, pardon, al guidatore. Quindi sistema 2A1, sistema richiede al passeggero di attivare il GPS. 2A2, il passeggero attiva il GPS e a questo punto torna al punto 2. Dove al punto 2 andrà a rifare la verifica se il GPS è attivo o non attivo, questa volta lo troverà attivo e quindi continuerà da 2, oppure andrà su 2B se pur essendo attivo non prende segnale. Allora, la versione pigra e antipatica semplicemente dice che il sistema dice all'utente che al momento non è possibile prenotare un viaggio, termina con fallimento. Oppure la versione completa, quella che abbiamo visto prima, è quella con il sistema 2B1. Il sistema chiede al passeggero l'indirizzo di partenza, quindi copio questa frase, dove però parlo di indirizzo di partenza
anziché destinazione. E il passeggero inserisce l'indirizzo di partenza. Quindi 2B, qui c'è un 1 di troppo. Il passeggero inserisce l'indirizzo di partenza e a questo punto torna a 2. Se nessuna di queste due alternative, cioè il sistema non conosce, il GPS è spento, oppure il GPS non prende, se nessuna di queste due alternative è vera, allora il caso d'uso può proseguire nello scenario principale. Se invece almeno una di queste alternative è vera, il passo 2 non si riuscirà mai a fare perché si cadrà sempre in un'eccezione. No? L'eccezione dobbiamo vedere come qualcosa che viene valutato prima del caso normale. Se non si verifica un'eccezione, allora si prosegue nello scenario principale. Ok, e punto 2 direi che è tutto. Punto 3, il passeggero inserisce o seleziona l'indirizzo di destinazione. E lì o scrive o seleziona una mappa, è libero di farlo. E punto 4, il sistema, di fatto mostrando il preventivo, conferma che ha capito che viaggio vuole fare. Bisogna solo capire se noi accettiamo il trasporto tra due punti qualsiasi dell'universo, oppure lavoriamo in una certa zona, oppure verifichiamo che l'indirizzo sia, non so, all'interno di una certa distanza massima, sia nella città, oppure se, semplicemente nel caso in cui l'indirizzo venga inserito a mano sia un indirizzo valido. Quindi poiché l'utente nel punto 2 ha inserito un indirizzo, c'è sempre la possibilità che quell'indirizzo lì non sia valido. O perché non esiste, ha inserito un indirizzo con una via che non esiste, o perché viola altre regole, tipo ad esempio dici qui il testo non ne parla, ma magari se mi dà un indirizzo in Groenlandia forse esiste quell'indirizzo, ma questo servizio non copre fino là, ecco. Cioè, decidiamo che i nostri guidatori non siano tenuti ad andare fino in Groenlandia, anche perché c'è il mare in mezzo. E quindi i motivi possono essere più vari per cui il sistema, una volta conosciuto l'indirizzo di partenza e l'indirizzo di destinazione, decida no, no, non ce la faccio, non posso soddisfare questa richiesta, non ci provo neanche, né a fare un preventivo né a trovarti un guidatore. Questo lo sappiamo al punto 4, dove anziché il sistema mostra il preventivo calcolato, il sistema ti dice che i dati inseriti non sono validi, che l'indirizzo di destinazione non è accettabile. Quindi indirizzo di destinazione non accettabile. E poi in realtà le microcause diverse possono essere, le microcause possono essere diverse, non accettabile perché non esistente. Oppure al di fuori dell'area di servizio, o altri motivi che ti rendono quell'indirizzo non accettabile a priori. Allora in questo caso cosa succede? Questa è la causa, vediamo qual è l'azione del sistema. Qui eravamo al punto 4, toccava al sistema, quindi l'alternativa la farà il sistema. Mostra messaggio d'errore e torna al punto 2 e ti torna a permetterti di correggerti essenzialmente, no? Quindi di inserire nuovamente questo indirizzo correggendo l'errore che c'era. Per il fatto che tu hai sbagliato il nome di Corso Vittorio Emanuele II, che è lungo così da scrivere col cellulare, e hai scritto Vittorio con una T sola, non deve fallirmi il caso d'uso. Mi dice non trovo l'indirizzo, scrivo meglio.
Poi è chiaro che se a un certo punto lui non riesce a correggerlo oppure si accorge che il diritto è fuori dall'area, sarà l'utente che non continua l'interazione, non è il sistema che lo sbatte fuori. Ecco, invece, quindi, se l'indirizzo di destinazione è accettabile, diciamo che il sistema ha deciso che ci prova a fornirti questo viaggio. Quindi ti mostra il preventivo che ha calcolato e dietro le quinte fa tutti i suoi lavori per arrivare prima o poi al punto 5 di confermarti il viaggio. In alternativa potrebbe dirti che il viaggio non è confermato, cioè non ha trovato nessun guidatore. È un'eventualità. E quindi in alternativa alla conferma abbiamo un 5A in cui il guidatore non è stato trovato, quindi in alternativa il sistema comunica che non è stato trovato alcun guidatore disponibile e quindi termina fallimento, che ovviamente non impedisce all'utente di riprovarci di nuovo tra 5 minuti, magari sarà più fortunato, ma quello è un altro caso d'uso che viene ricominciato dall'inizio. Qui ho cercato, ho provato, non sono riuscito, punto, fine, è un giudizio non modificabile dell'utente. Non puoi neanche mettergli un bottone riprova subito. Ho appena interrogato 10 guidatori, mi hanno detto tutti di no, se li reinterrogo di nuovo a distanza di 30 secondi, questi mi dicono, senti, prendo in giro, ti ho detto di no. Sì, può sempre darsi il caso in cui un guidatore non era disponibile, diventi proprio disponibile in quel momento lì, però se andiamo a seguire il caso fortunato, andando a rompere le scatole agli altri guidatori che invece erano già disponibili prima, credo che facciamo un disservizio ai guidatori. Allora, fatemelo salvare prima di andare avanti. Nel frattempo pensate se avete ancora dei dubbi. In questo sistema è l'unico caso d'uso un pochino articolato, no? Come abbiamo visto prima. Ci è servito da pretesto per vedere un caso in cui sia lecito non avere un'alternanza stretta tra utente e sistema e anche sul fatto di avere reazioni diverse a seconda non solo di una condizione che si viene a verificare, ma dalle cause di quella condizione, no? Che siamo andati a distinguere vari percorsi possibili nello stesso punto. Il fatto che sia un sistema mobile lo vediamo dal fatto che al passeggero è richiesta una quantità minima di interazione. È scomodo per lui scrivere, è scomodo per lui selezionare, e quindi cerchiamo di fare in modo che lui debba scrivere e interagire il meno possibile. Non è un'applicazione mangiatempo questa, di quella che ti fa scrivere, condividere, scattare foto, immagini, eccetera, no, è un'applicazione che trae profitto dall'esecuzione dei viaggi, non dal fatto di intrattenere l'utente il più lungo possibile. E quindi minimizziamo il più possibile le interazioni indispensabili per raggiungere l'obiettivo. Ok. Allora, qui questo, diciamo così, ci soddisfa dal punto di vista dei casi d'uso. Torniamo invece a valutare una organizzazione, impostazione alternativa del diagramma di processo, no? Ce lo siamo promessi la volta scorsa, quindi usiamo questa mezz'oretta per farlo. Allora, questa era una soluzione
perfettamente lecita, eh? Io di solito do un bel voto quando faccio le cose, ma non è l'unico approccio possibile. Quindi possiamo dimenticare un attimo questo e dire, ma se il ragionamento che avessimo fatto fosse stato, ma guarda che questo sistema è fatto in realtà di tre parti, così come abbiamo visto nelle casi d'uso, l'app del guidatore, l'app del passeggero e il sistema, possiamo magari modellare i processi dividendoli nei processi che si svolgono da una parte e i processi che si svolgono dall'altra. No? Che a un certo punto andrà sicuramente fatto. Può darsi che sia più conveniente farlo in un modo, cioè cercare di avere una cosa unica, può darsi che sia più conveniente vederlo spezzato, dipende un po' da come lo impostiamo, da come... dipende poi anche dal problema, alcuni problemi si prestano di più in un modo, altri nell'altro, non possiamo sapere a priori. Quindi vediamo cosa sarebbe successo se avessimo deciso inizialmente di affrontare i diagrammi di attività in modo diverso. Allora avremmo avuto probabilmente un diagramma di attività che è, diciamo così, il passeggero, richiede e svolge viaggio, e poi avremo un'attività in cui il guidatore, ne faccio un altro vuoto, diagramma di attività nuovo in cui il guidatore svolge un viaggio. No? Ok, allora partiamo dal passeggero. Quindi qua decidiamo di vedere il passeggero nelle sue azioni. Magari tanto per cambiare possiamo definire due swim lane che possono essere passeggero scusate, non mi ricordavo più come si faceva, il sistema, tanto per cambiare anziché mettere i soggetti, e cominciamo a vedere cosa fare. Sappiamo già che questo processo da solo non arriverà al termine, perché senza sentire l'oste, cioè il guidatore, noi non potremo mai confermare il viaggio. Allora qua ci andiamo a rappresentare le stesse cose che vedevamo prima. Quindi ci sarà una parte di processo che può essere condotta dal passeggero, poi a un certo punto questo processo si deve fermare in attesa che il guidatore decida e poi va avanti. Allora, per fare qualche cosa di più simile possibile possiamo copiare parti di questo, quindi abbiamo che il passeggero inserisce la richiesta. Dove è andato? Quindi il passeggero inserisce richiesta, qui il soggetto lo possiamo togliere perché abbiamo le swim lanes. Perché qua abbiamo un token che è relativo a una richiesta di un passeggero, una nuova richiesta di un passeggero, che parte come richiesta e speriamo che si trasformi in viaggio, ma non siamo sicuri che lo sia. A questo punto, il passo successivo, qui stiamo copiando esattamente da ciò che avevamo già,
è che il sistema visualizza il preventivo. Quindi il passeggero visualizza il preventivo. Se vogliamo fare i pignoli, mettiamo che qua in mezzo il sistema calcola il preventivo. Se invece riteniamo che sia un'operazione che non ha particolare criticità, non ha particolare impiego di tempo, quindi è una cosa istantanea, e soprattutto non ha conseguenze sul fatto che il processo possa andare in una direzione piuttosto che in un'altra, allora possiamo non rappresentarla questa, perché rimane sottinteso nel fatto che se ti visualizzi un preventivo è perché l'ho calcolato. Ok? Quindi questo è un livello di dettaglio in più, forse, in questo caso, che non ritengo necessario. A meno che qua non vogliamo modellare il caso in cui magari il preventivo viene rifiutato perché l'indirizzo non è nella zona coperta, allora a questo punto avremo qua poi un rombo che dice sì, l'indirizzo è valido, ti mostro il preventivo, l'indirizzo non è valido, torno indietro. La cosa sbagliata, che in realtà l'ho detta sbagliata a parole, ma poi l'ho fatta giusta nel disegno, sarebbe questa. Cioè io ho detto sistema mostra il preventivo, no? Il sistema visualizza il preventivo. E allora ti viene quello di dire sistema, questa azione visualizzare il preventivo la metto nella colonna del sistema. No. Ciò che metto nella colonna del sistema o come soggetto del sistema sono le azioni che coinvolgono il sistema e basta, il sistema da solo senza l'utente. Allora, così c'è scritto che il sistema mostra il preventivo in uno schermo nascosto, in uno scantinato che l'utente non può vedere. Lui l'ha fatto, l'ha visualizzato, peccato che l'utente, il passeggero non l'ha visto. Se è qualcosa che coinvolge il passeggero, sarà nella colonna passeggero, che noi sappiamo non vuole dire le cose fatte dal passeggero da solo, ma le cose che il sistema fa interagendo col passeggero, o che il passeggero fa interagendo col sistema. Il sistema c'è sempre. Noi intestiamo questa colonna sistema, ma sarebbe più bello chiamarla nessuno. Forse ci evita degli errori, diciamo così, mentali, trimentali che non desiderati. Dopodiché, mentre il sistema visualizza questo preventivo, in qualche modo il sistema effettivamente dovrà ricercare il visitatore. Allora, noi ce l'abbiamo già questa idea, perché abbiamo detto, ma attenzione, sì, visualizzo il preventivo, ma nel frattempo avevamo un fork nell'altro processo, il sistema prende in carico la ricerca dei guidatori. E questo lo fa dietro le quinte. Quindi c'era tutta una parte di azioni, qui noi le abbiamo già fatte, ma se partissimo da zero faremo esattamente questo ragionamento, queste parti qui, che sono svolte sicuramente all'insaputa del passeggero. Quindi il sistema determina l'elenco di guidatori disponibili, il sistema seleziona il prossimo della lista, avvisa il guidatore e poi aspetta la risposta del guidatore. Queste attività qui, di fatto algoritmiche se vogliamo, possiamo pensare di metterle nel processo del passeggero, va benissimo, perché sono attività che sono necessarie per gestire quella richiesta, oppure addirittura in un processo separato che viene attivato alla bisogna in cui compare solamente il sistema. No. In questo caso non è così complicato, per cui non andrei a farlo. Però queste azioni le attribuisco sicuramente, ops, cancellato non volevo, far solo copia, non taglia. Questa la inserisco qua. Il sistema determina l'elenco di guidatori disponibili più vicini. Che lo metto in parallelo alla visualizzazione del preventivo. Poi ho il ciclo, no, io prendo da là, ho il ciclo in cui seleziono il prossimo della lista, e qui ho il rombo che mi permette di ripetere se ci sono ancora guidatori disponibili,
quindi qui ancora guidatori oppure più nessun guidatore. Se non c'è più nessun guidatore, togliamoci subito il pensiero, qui in realtà non era previsto, si pensava sempre che venisse soddisfatto. Seleziona il prossimo della lista, quindi andiamo avanti, poi decidiamo cosa mettervi là. Ho selezionato il prossimo della lista, devo chiedere a quel guidatore se accetta. Come faccio? Beh, in questo processo non lo posso fare perché in questo processo il guidatore non ce l'ho. Allora, questo processo però potrebbe chiedere a un altro processo, a un altro table diagram, per favore vai avanti, gestisci tu questo caso. Io ho una domanda da fare al guidatore. Quindi altro processo del sistema informativo, che poi in realtà sarà il processo che in parte è mappato sull'app del guidatore, chiede al guidatore se accetta questo. E come faccio a dire a un altro processo che deve fare una certa elaborazione? Gli mando un segnale, gli mando un bigliettino. Ho bisogno di questo. Un segnale che non arriva al guidatore, arriva a un altro processo, il quale se vuole poi sveglia il guidatore e fa le sue cose. Quindi non stiamo parlando di un segnale che manda la mail o l'avviso, la notifica o l'SMS di cortesia. Stiamo parlando di un meccanismo di comunicazione dietro le quinte, invisibile all'utente, tra processi, tra parti diverse del sistema. Quindi dal punto di vista di questo processo, che noi identifichiamo con l'app del passeggero, l'app del passeggero, quando selezionato il prossimo della lista, non può fare altro che richiedere la disponibilità al viaggio e lo manda a qualche altra parte del sistema informativo dicendo per favore tu che devi gestire questa parte dimmi se sì o no, e questo processo non può più fare nulla fino a che chi è deputato a risolvere questo problema non gli risponde e gli dice ho trovato o non ho trovato. Sì o no? Questo guidatore ha detto sì, questo guidatore ha detto sì. E quindi io qua rimango bloccato in attesa della risposta sulla disponibilità al viaggio. Occhio che il segnale che sto ricevendo qui non è quello che ho mandato sopra, eh? Hanno due nomi diversi per segnale. Non sarebbe utile mandare un segnale a me stesso che ricevo subito dopo, serve a niente, non spreco di tempo. Mando un segnale a qualcun altro sapendo che poi mi risponderà. Se mi risponde di no, devo cercare un altro guidatore. Quindi se la risposta è no, devo tornare su se la risposta è sì vuol dire che il viaggio è confermato. Quindi se la risposta è sì posso riunirmi con l'altra mia metà e dire che il viaggio è confermato. E una volta che il viaggio è confermato, il passeggero non deve fare più niente fino a quando il viaggio non sarà concluso e quindi lui potrà dare giudizio. No, andiamo a vedere quell'altro processo come l'avevamo descritto. Guidatore carica passeggero, guidatore scarica passeggero, ma questo è una cosa che fa il guidatore, sicuro non lo fa il passeggero. Passeggero visualizza il suo conto notale e valuta viaggio.
quindi abbiamo queste due azioni che aggiungiamo in fondo. Che sono qua. Passeggero visualizza il costo totale e valuta viaggio, e a questo punto, dal punto di vista del passeggero, la cosa è finita. In realtà manca ancora un'informazione di tipo temporale. Se io viaggio confermato, è il sistema che dice all'utente il viaggio è stato confermato, tranquillo che arriverà qualcuno a prenderti. Messo così, il token va subito su passeggero visualizza il costo totale. Ma il costo totale, come faccio a saperlo? Lo saprò solo quando il viaggio sarà terminato e il guidatore, l'app del guidatore, mi dirà il chilometraggio esatto che è stato consumato. Quindi io non posso permettere che questa app provi a visualizzare, pensi anche solo di visualizzare il costo totale finché il guidatore non gli dice che il viaggio è terminato, dandogli anche le informazioni che gli servono. Quindi devo bloccare qua il processo finché il viaggio non finisce. Come lo blocco? Non ditemi con una clessidra. Perché non con una clessidra? Perché io quando arrivo qui non so esattamente quanto durerà il viaggio. Non lo so, e quindi non posso impostare un timer, il viaggio durerà esattamente 27 minuti e 4 secondi. Poi ti trovi il pirla davanti che non va avanti e allora dura di più. Ma con un'informazione che chi la sa me la dà, quindi con un segnale che mi verrà comunicato da chi invece gestisce quella parte di... Quindi, viaggio. Chi gestisce il viaggio a un certo punto sa che il viaggio è terminato, non sulla base dell'orologio, ma sulla base del fatto che il guidatore ha detto qui siamo arrivati, e allora nel farlo sbloccherà questo processo che invece è rimasto bloccato, in attesa proprio che il viaggio termini. Dimmi. Ma la stessa cosa vale anche per la risposta di significa viaggio. Assolutamente sì, anche qui non avrebbe senso una clessidra. Io qui ho mandato un processo, che è un segnale a un altro processo, dicendo dammi questa, io ho una domanda, Giuseppe è disponibile per questo viaggio? E lui risponderà dicendo sì o no. Io vado avanti nel momento stesso in cui ricevo questa risposta, e solo se ricevo questa risposta. Se io mettessi una clessidra sarebbe sbagliato in entrambi i casi, nel senso che magari la risposta mi arriva prima e io perché devo aspettare di più? Oppure la risposta mi arriva dopo, e allora come faccio ad andare avanti senza averla questa risposta? Non dipende dal tempo, dipende dal verificarsi di una condizione, dal comparire di una certa informazione. Informazione che viene distribuita attraverso il segnale. Ok? So in quanto tempo risponderà? No. So quanto tempo ci metterà il viaggio? No. E allora non sono segnali temporali, ma sono segnali, sono eventi che portano informazioni di contenuto. E dall'altra parte? E dall'altra parte abbiamo, diciamo così, la parte simmetrica. Dall'altra parte abbiamo un processo del guidatore, il quale guidatore non fa nulla fino a quando non riceve una richiesta. Quindi lui la prima cosa che fa è mettersi in attesa dell'evento che abbiamo chiamato richiedi disponibilità a viaggio. Se non gli arriva una richiesta di disponibilità, lui non può far nulla relativamente al viaggio. Ok? Quindi anche qua il token del guidatore è singolo viaggio, singola richiesta di viaggio. Vabbè, se vogliamo farlo per simmetria mettiamo anche qui le swim lane, ma qua sono molto più tristi perché c'è solo il guidatore.
questo segnale non è, ripeto, non è il guidatore che riceve la richiesta, ma è il processo che gira nell'app del telefono del guidatore che riceve l'informazione. Il guidatore si stava sonnecchiando, sta ancora continuando a sonnecchiare. A questo punto l'app avvisa il guidatore e gli chiede se accetta o no. Ok? E quindi, visto che siamo sull'app, l'avviso lo faccio attraverso un'azione che l'app farà vibrare, suonare il telefono. Non serve mandare una notifica chissà dove, se tanto sono sull'app, dov'è che devo fare il giro del mondo per far arrivare al telefono, no? Ce l'ho già lì. Quindi, avviso il guidatore. Che c'è una richiesta da valutare e poi devo dare modo al guidatore di rispondere. Ma questo ce l'avevamo già, se non sbaglio, in questa attività complessa guidatore risponde. Questo video guidatore qua era segnale di alimentazione. Perché l'ho modellato in modo diverso? Perché qui vi ho detto, ma magari lo avvisiamo attraverso un messaggio, una notifica che esce dal sistema, viene recepita non so bene da chi. Invece qua sono sull'app del guidatore e so da chi viene recepita. La recepisco io e quindi poi sono io che faccio l'azione di avvisare il guidatore. Poi il passo dopo è quello in cui il guidatore possa rispondere. La risposta del guidatore noi l'abbiamo modellata come attività complessa, perché lui deve rispondere sì o no entro un certo tempo massimo. Allora ci copiamo, dove sono? L'attività complessa, cioè il richiamo dell'attività complessa, il guidatore risponde qui, e poi a questo punto, una volta che il guidatore ha risposto, comunico la risposta a chi mi ha fatto la domanda. E quindi si chiamava questo segnale risposta disponibilità viaggio. Quindi lui mi ha risposto sì, trasmesso con l'informazione di sì, mi ha risposto no, trasmetto il no. Una risposta la devo dare comunque, l'altro lì che aspetta. Poi se gli ho detto no, questo processo è finito, non ha più niente da fare. Se gli ho detto sì, allora il guidatore mette in moto e parte e deve fare il resto del viaggio. Quindi nel caso in cui la risposta fosse no, lui termina. Se invece la risposta era sì, va avanti a svolgere il viaggio. Il guidatore ha risposto, quindi si mette in moto, carica e scarica il passeggero. E dopo che ha scaricato il passeggero, questo processo ha finito, ma prima di finire avvisa l'altro processo che ha finito. Perché l'altro processo è in attesa che questo gli dicesse ho finito, viaggio terminato. E quindi, prima di morire, mando via il segnale dicendo guarda che io ho finito. E quindi permette all'altro processo di andare avanti. Allora, se andiamo a confrontare le due possibilità, vediamo che essenzialmente le azioni che fanno il guidatore, le azioni che fanno il passeggero sono le stesse. Le abbiamo proprio fatto copia e incolla. Ciò che cambia è come queste azioni si sincronizzano tra di loro. Se io ho tutto in un unico punto di controllo, in un unico processo, magari questo qua è più complicato questo processo, ma sono le frecce parallele, il parallelo della serie e le choice che governano. Se invece ho il controllo distribuito su più processi diversi, serviranno di tanto in quanto dei segnali per comunicare un'informazione da un processo all'altro, oppure per dire al processo guarda io sono arrivato a questo punto, quindi tu puoi partire.
due processi separati, un pochino più semplici, un pochino più piccoli, dove evidenziamo anche dove dobbiamo comunicare. Va bene, non mi pare più difficile l'uno o difficile l'altro, no? Adesso non cercate di dire, ah, oddio, devo decidere se farlo uno o farlo neanche. Fai quello che ti modella meglio il pensiero che hai a proposito del sistema. Quindi se lo vedi come parti separate, modellalo come parti separate, tanto per farle comunicare sappiamo come si fa. Se invece lo vedi tutto insieme e sai che non ti esplode il diagramma e proprie parti, parlo tutto insieme. Tanto le azioni che gli utenti possono fare e l'ordine in cui le possono fare è lo stesso nei due casi. Sono equivalenti dal punto di vista funzionale. Ok? Dimmi. Quale? Sarebbe l'app del cellulare, avviso il guidatore, che fa rumore, fa casino, visualizza, suona. Ma un'azione del sistema che coinvolge l'utente. Anche visualizza il preventivo, tutte azioni del sistema. Il guidatore viene svegliato dal sistema, viene avvisato dal sistema. Riceve le informazioni sul viaggio. Sì.